Ciao Marina, ciao Anna, ciao Luchino, Paco. Allora, bravo Luchino, ciao Sabri, ciao Mario.
Stavo pensando che magari... Sì, brava Anna, mandatemi tutti quanti una foto del vostro luogo dove state praticando, così io poi faccio un album senza nomi, ovviamente, semplicemente abbiamo l'occasione di vedere, sì, l'emplacement. Donc envoyez-moi une photo avec l'emplacement de votre tapis de yoga, comme ça, où que vous soyez, même sans vous. Comme ça, après, je fais une galerie avec toutes les photos et sans nom, simplement, c'est drôle juste de savoir qu'il y a plein de lieux et d'atmosphères différentes. Ok, inizio giusto con due chiacchiere mentre aspettiamo che si fa l'orario. Je suis désolée d'avoir donné une nouvelle juste il y a 5 minutes qui est déjà passée sur les journaux, etc. qui est qu'ils vont arrêter l'essence des voitures. Quindi mi dispiace di avervi dato questa notizia che chiudono le pompe di benzina e prima dello yoga, perché è una palla ricevere queste notizie, però meglio riceverle che non. Et donc il vaut mieux le savoir que du coup il faut juste se préparer à une petite période encore un peu de introspection, je dirais. Voilà, moi io stamattina mi facevo una riflessione e devo ringraziare questo momento comunque perché mi sta insegnando a cucinare, a prendermi cura di me, della mia casa, della mia bambina e di tutta una serie di cose che diciamo non facevo mai. Fischia un po' la musica. Allora l'abbasso un po'. Ecco, forse così va meglio. Ho una spalla bloccata. Dario. Ok, e quindi va bene, quindi stavo dicendo la mia esperienza di stamattina, semplicemente di rendermi conto e di cercare di scrivermi tutte le cose positive che questo, ciao Michao, che questo periodo mi sta rivelando. Donc, juste je disais ce matin, je me disais que cette période elle est en train de me révéler plein de choses belles. Et entre autres, celle d'apprendre à cuisiner et à faire un peu le ménage. Bon, sinon, après, comme vous voyez, le monde est en train de se scinder en deux. Il y a d'un côté la peur qui est d'un côté, et puis de l'autre côté, il y a l'amour, la gratitude, l'envie de lutter, de faire face et de même de comprendre quelque chose de différent de cette expérience. Et donc on a deux possibilités, quindi il mondo si sta dividendo in due, da una parte c'è la paura e dall'altra parte c'è l'amore e la voglia di lottare, di uscirne vincitori, di proteggersi, di usare questo momento come un'occasione e veramente di spremere dal deserto, di far uscire l'acqua per dire ma io in questo momento che cosa posso estrarre di estremamente positivo che sia per sempre una trasformazione. Quindi abbiamo due scelte, il mondo si sta dividendo in due. Le persone che hanno paura, le persone che invece anche con un po' di preoccupazione stanno cercando, come tutti noi, di surfare l'onda di questo momento. Quindi vi invito ad incoraggiare altre persone, non tanto a venire a fare la lezione di yoga, ma a scegliere la strada e di quindi essere ognuno di voi delle antenne di amore, di sostegno verso gli altri, di fare una telefonata, di meditare a un orario insieme, di dire tieni, facciamo, boh, ti leggo una cosa, insomma, di essere quanto più disposti verso tutti. Questo, poi vi ho detto, quindi j'aimerais avoir une photo de chacun de vous, enfin pas de chacun de vous, non, pas encore, une photo de votre espace de pratique,
quindi una foto del vostro luogo di pratica e poi dirvi che poiché si sta un po' intasando il Facebook, mi hanno vivamente consigliato di aprire un canale un canale YouTube, dunque ma advice, consiglier d'ouvrir un canal YouTube dans lequel je prends les vidéos d'ici, donc la directe on la garde ici, quindi la diretta sarà sempre qui, e poi le sposto sul canale YouTube, così in differita le persone che non hanno Facebook, le persone che non hanno fatto la lezione alle 5 perché studiano, perché fanno, la possono fare sul canale YouTube. E questa cosa del canale YouTube ovviamente mi permetterà, dopo 1000 persone, quindi dobbiamo essere veramente tanti, di poter fare la diretta direttamente dallo YouTube. Voilà. Per quanto riguarda per quanto riguarda sabato, che quindi sarà la nostra, saranno 2 settimane esatte che avremo cominciato, perché abbiamo iniziato il 16 marzo. Ciao Dani. Vi stavo dicendo che forse c'è qualcuno di voi che sa usare Zoom, che è un programma che ci permetterebbe di essere tutti quanti su una videochiamata e di farci una chiacchiera, fondamentalmente, non io sola come una scema davanti alla telecamera. Quindi ne parlerò con qualcuno di voi che mi scriverà in privato, che creerà un link e magari vediamo, o subito dopo la diretta oppure un paio d'ore dopo, tipo alle 8:30, dopo che uno ha cenato, ci potremmo bere una cosa insieme e stronzeggiare un po' insieme. Ciao Sara, amore. Ok, perfetto, mi sa che ci stanno quasi tutti quanti, quelli arrivano piano piano. E quindi niente, vediamoci a sedere. Il mio fogliettino con le 3 cose che vi dovevo dire l'ho estinto. Ci veniamo a sedere. Anche io ho bisogno di arrivare in questo momento, perché 2 minuti fa ho fatto le polpette alla, come direbbe Adriano, le polpette alla nigeriana, cioè le ho bruciate, perché sto imparando a cucinare, ma basta che una mi chiama un paio di volte e si carbonizza tutto. Ok, ora mi allontano, da questa distanza già non leggo più, quindi iniziamo a ruotare le spalle. 1 e 2. E 3 e 4 e nell'altro senso e 1 e 2 e 3 e 4 e inspire, ouvre la cage e je laisse tomber les épaules sans laisser tomber la cage. Inspiro ed espiro e ancora in ed espiro. E la tête d'un côté, inspiro, e dell'altro côté, ed inspiro, e tu, espiro, e tu, e ruoto la testa, je tourne la tête à droite, e je ouvre mon regard vers l'horizon, donc plutôt que je regarde par terre, je regarde devant, je fais face à le lieu qui m'accueille et qui très gentiment m'accueille. Ed espiro e ruoto e quindi situo qualcosa che resta verticale e qualcosa invece che si muove, ed espiro organizzando la mia respirazione al suo ritmo ed ascolto quanto tempo dura l'inspiro e quanto tempo dura l'espiro. E torno nel centro ed inspiro, guardo su e apro e guardo senza spezzare il collo, sans casser le cervicale, giusto je regarde vers le haut, je tiens un peu, perché come ça les muscles du cou se soutiennent un peu, e all'espiro tiro sullo sterno come se volessi chiudermi la cerniera lampo, e je regarde vers le bas et j'engage les épaules en arrière. Et j'inspire vers le haut et j'expire vers le bas. Et j'inspire vers le haut
espiro verso giù e torno nel centro e gli occhi sul mo les yeux vers le haut e sul naso e sopra gli occhi e giù sul naso e su tra gli occhi e con un sorriso giù sul naso e su tra gli occhi e sourire sur le nez et droite et gauche et droite et gauche. Espire a droite e gauche, espire a destra e a sinistra, e cercle droite, a haut, gauche, en bas e destra, su, sinistra, giù e sinistra, su, destra, giù, sinistra, su, destra, giù, e chiudo gli occhi e strofino le mani. Ok, e lascio, e strofino di nuovo, e lascio, e incrocio, giro, e je tourne les mains, deux, et trois, une main est passive, et l'autre est active, un, passive, attivo, passivo, attivo, e nell'altro senso, chic, e chic, e chic, e ci e spingo giù ed inspiro e tiro, inspiro Antonella, espiro e le mani, i gomiti vengono su, uno, e quando muovo i gomiti apro la cassa toracica, due e tre, e mi viene da ridere perché mi starete chiedendo ma perché ha sempre il cappellino in testa, e ancora. E da giù vengo su, inspiro, apro e da allungo. E uno. E allora, prima perché mi ero fatto una ferita dietro la testa e quindi tenevo lo scotch e tutto l'ambaradan dietro la testa. E ora perché la ricrescita, ragazzi. E come direbbe De Luca, oh, diciamo ormai senza i parrucchieri siamo rovinate. Tra un po' mi raso a zero e sti cazzi. E tic, tac. Tic, tac, tic, tac, e chiudo i gomiti, scusatemi, e in avanti, indietro, tac, tic, tic, tac, tic, tac, apri le spalle, tac, tic, apri un bel sorriso sulle labbra, più si apre il sorriso, più si aprono le spalle, e in avanti, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, ruoto, ruoto, e vado su, e apro, e su, e apro, e ruoto, e giù, e salgo, e giù, e salgo, e salgono i seni, tac, e tic, tac, ruoto il palmo delle mani, ingaggio qui sotto, ok? E seulement la paume des mains vers le bas, e chiudo, apro, e cic, 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 cic. E giro uno e due, e chi non ce la fa ne fa soltanto due, poi va nell'altro senso, ragazzi, non vi preoccupate, e lascio e prendo le mani sulle spalle e tiro su e entro con la testa, inspiro, ruotiamo la testa come per sentire l'odore delle nostre ascelle e puis j'incline vers le côté opposé e j'inspire, je tourne e j'incline. Poco poco, preferisco che andate proprio poco poco piuttosto che ve ne crollate completamente, ok? Quindi la mano tira il gomito dietro e torno ed inclino, voglio aprire le costole sotto le ascelle e torno ed espiro, vengo giù e lascio e strizzo dietro con le mani incrociandole così dietro, ingaggio i tricipiti e guardo verso il seno e vedo quanto è distante la distanza tra i capezzoli e le spalle, assorbo l'ombelico, inspiro e mantengo le spalle ingaggiate, j'engage les épaules, je tiens cet engagement et je maintiens les mains devant. Ok, piccoli esercizi per la faccia, mani aperte, poggiate, anulare della main droite sull'arco sopraccigliale, medium sul temple, espiro, inclino e tiro dall'occhio fino alla mano sinistra, inspiro e con la lingua inspiro, inspiro,
e lascio e cambio, inspiro, inclino, inspiro, in e torno. E avec un petit bisou, et les mains à côté des oreilles, je tire le visage et avec la bouche je viens vers l'avant e je relâche. E quindi tiro il volto e con la bocca vengo in avanti e je relâche. E ancora una fois e je relâche e lascio completamente la lingua sulle denti. E nell'altro senso. Ok, la testa inclino, piccola circonduzione di lato e di lato e di lato, torno giù e vengo e tiro pollice, indice, medio, anulare, mignolo, pollice, termini nervosi, indice, medio, anulare, mignolo e lascio. E con le manine mi strofino e mi metto in contatto con l'involucro che mi contiene, con questo vestito che mi contiene. Bello, morbido, morbido. Sento le mie, come le mie braccia sono tornite, spalle. Vengo dall'altra parte, un po' qua sul petto. Ah. E dall'altra parte. E vengo giù, diciamo che questo è l'unico momento in cui io sono sola, senza Uma, e vengo qui e sul seno apro, apro, apro e mi faccio del bene, ah, piccolo massaggino veramente, e poi le mani si incrociano, calmo qui, calmo, dolcemente sull'addome, chiudete gli occhi per un attimo, mettetevi in contatto con la vostra pancia. Vous fermez les yeux et pour un moment, vous tournez autour de votre nombril en contact avec ces viscères qui sont tout tordus. Et puis, nell'altro senso. Et puis, nell'altro senso. Et puis, con i pollici, ecco, lascio tutto questo, tutto il superfluo, ok? Quindi il salvagente che sta intorno, gli dico va bene, grazie di avermi, di esserci, ma puoi andare via. Chic. Ok, e poi cammino con le mani, strofino le cosce, ok? E con le mani passo sulle ginocchia e ruoto intorno alle ginocchia, cercando di pensare veramente di massaggiarmi le ginocchia. Donc je masse les genoux. Tranquillement et en massant les genoux, mes poignets sont en train de faire un mouvement de rotation. Ok? Et puis dans l'autre sens. Quindi prendo consapevolezza che quando mi muovo, in realtà sto già cominciando a mettere in movimento il corpo in trasmissione. Ok? Poi scendo giù sur les mollets, j'arrive jusqu'à la pointe des pieds, le mani poggiate sul palmo dei piedi e mi poggio. Ed inspiro. Nel cuore espiro e un piccolo sorriso sulle labbra, inspiro ed espiro e scivolo con le mani tutto intorno alle cosce, dietro la schiena, sui reni e strofino un poco i reni, energia vitale, torno davanti al diaframma. E lo accolgo nelle mani come se fosse un uccellino. Donc je laisse les mains posées devant le diaphragme et j'écoute un peu cette espèce de bulle qui se pose dans mes mains, comme un oiseau, comme un petit oiseau. Voilà, je la relâche.
E qui ci porto le mani sulla poitrine davanti al cuore e anche qui immagino come se le mie mani assorbissero il cuore dentro la conca delle mani. E permetto al cuore di avere un momento solo per sé, di allargarsi. Sono qui e ti ascolto. Lo visualizzo dentro la sua cassa toracica da sempre, lui chiuso lì dentro. E poi salgo con le mani davanti alla gola e sento, stringendo un poco poco la glotta, sento l'ansia che esce. E poi cammino con le mani sulle spalle, mi scelgo le braccia, gomiti, palmo delle mani, arrivo, giungo i palmi delle mani, veramente, destra e sinistra, e porto le mani leggermente davanti al cuore, chiudo gli occhi ed inspiro, e con un H arrivo e espiro. Inspiro. Ed espiro. Ed inspiro, si apre il cervello. Vedo la volta celeste piena di stelle. Ed espiro. Lascio scendere questa polvere di stelle dentro la colonna, fino giù nel perineo e giù nella terra. Ed inspiro dalla terra attraverso la colonna, immagino che sale l'energia, si apre la volta, si allarga il cuore e all'espiro questo imbuto lascia scendere tutto verso la terra. E poi prendo un momento per dedicare, come al solito, questa sessione a qualcosa o a qualcuno. E donc je dédie cette session à quelque chose ou à quelqu'un et je prends un moment. Ed espiro. Benissimo. E la prossima volta appoggiamo le mani, allunghiamo i piedi. Ok? Ci poggiamo e rotoliamo il ginocchio destro, palmo del piede e vers l'intérieur. E en extérieur, paume du pied, gros pouce et je descends. E morbido, morbido, ok? On fait ce mouvement très doucement et sans rien faire en quelque sorte. On fait juste un mouvement et chaque fois qu'on le fait, on devient de plus en plus perceptive par rapport à la densité du sol, à la connexion du pied et à tous les endroits du pied qui glissent, qui touchent le sol. Ok? E quindi faccio questo movimento senza alcuna volontà particolare, se non quella di meravigliarmi che rotolo su un tallone, che la luce può allungarsi per terra e poi cambio gamba e che scivola il bordo esterno e poi il bordo interno del piede. Ah, e che come il ginocchio è morbido, morbido, e il mignolo si apre, palmo del piede si porge e scendo. Poi rotolo il piede destro verso l'interno e si apre il ginocchio e scendo. E rotolo il tallone, pum, palmo del piede si apre il ginocchio e scende, cambio piede, alluce, gauche e ouvre. E gros pouce rentre e ouvre. Et doucement, s'en fout et ouvre. Et poi mi riposo, mi rilasso nelle spalle. Inspiro. Ah. E ancora, e sento il formicolio sotto i piedi. Inspiro. Ah. E poi chiudo gli alluci, apro i mignoli, chiudo gli alluci, apro i mignoli, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo. Clink, 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 clink. E shake, 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 shake. E apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo. E shake, 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 shake. E un piede allunga, un piede torna, un piede allunga, un piede torna. E le dita dei piedi sono belle aperte, proprio, proprio, tanto, tanto. E chic, e ciac. E poi ruoto, e ruoto. E ruotano i piedi, mignoli per terra, tic, come i tergicristalli, e tic, e dallo sens, e ouvre, tac, e ouvre, tac, e ouvre, tac,
E ouvre, ouvre les pieds, ferme les pieds, ouvre les pieds, ferme les pieds, e ouvre, ferme, ouvre, ferme, ouvre, ferme, ouvre, ferme, ouvre, ferme, e digi 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 digi. E espiro, riposo, sento le gambe, il formicolio, ed inspiro, ritorno, mi prendo il piede destro, un dito, un doigt, deuxième doigt, e j'ouvre, e je fais comme ça, clac, clac, ok, je regarde le pied sous le pied, guardate i piedi sotto al piede, secondo e terzo dito, terzo e quarto, quarto e quinto, poi tiro ogni dito del piede fuori dalla sua radice, e schiaccio, 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 faccio la pizza sotto i piedi, poi ogni dito dei piedi nei diti delle mani, ok? E ruoto con la mano la caviglia, quindi la caviglia non fa niente, è la mano che agisce. E poi nell'altro senso, uno, e due, e tre, belle circonduzioni, e quattro, lascio. Pugnetto, 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 mi prendo il piede, je prends le pied, e shaggy, 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 shaggy. Piede destro, droit dans la main gauche, allungo, e piego, e apro, e piccolo bounce. Appena appena ruoto, femore si gira, apro, esce, e pum, e ruoto, e di nuovo apro, e tic. E ruoto, alzo piede, braccio destro sotto al ginocchio destro, sorreggo forte forte e ruoto, uno e due, stringi bene il ginocchio al seno, tre e quattro, e nell'altro senso, uno, due, tre, quattro, lascio giù, ora French Cancan, allungate la schiena e lancio su, 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 e lascio. E prendo l'altro piede. Uno e due, forza. E due e tre. Tre e quattro. Quattro e cinque. Mignolo, tiro fuori. Tac, l'altro. Quattro, cinque. E pizzico con i pollici delle mani, metto in movimento tutto il palmo del piede, ok? Poi ogni dito delle mani lo incastro nel dito dei piedi, tac. Poi ruoto con la mano destra, ruoto la caviglia sinistra. Due, tre, nell'altro senso. Uno, due, tre, lascio. Piccoli pugnettini, prendo la caviglia e shake. Ok, mano destra, mano droite, prends le pied gauche, j'allonge, plie le genou, ouvre, je ramène le talon vers l'ovaire, droite e doucement. E poi di nuovo, giro. E je veux faire un beau tour à mon fémur. Tac, dolcemente. Tic. Tac. Ok, e lascio su, braccio sinistro sotto, mi aggancio al braccio destro, stringo forte forte e ruoto, uno. Quindi isolo il basso gamba, ok? Tac. E nell'altro senso, uno, due, tre, e torno, allungo la schiena e lancio su, molla il piede, sorridi, su, 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 su. E lascio, arrivo fino alla punta dei piedi con le mani e apro e ruoto e lascio la schiena morbida, chiudo gli occhi e lascio che la schiena segua la punta dei piedi e sento questa connessione tra le punte dei piedi, i talloni, le cervicali e gli ischi e lascio che la colonna e tutta la linea ossea dello scheletro diventi semplicemente un conduttore di movimento e apro, larghi larghi sti cerchi, apro e poi dalla punta dei piedi scivolo fino in su, mi poggio dietro e apro i piedi e espiro, in ed espiro.
e approfittate un attimo. Il riposo è sempre fondamentale tra un esercizio e l'altro per diventare più vicini a quello che c'è tra le cose, nello spazio tra le cose, nello spazio tra i movimenti, e ascoltare il corpo che cosa mi restituisce ogni volta che apro una porta. C'è un'emozione che emerge, c'è un senso di stanchezza che scompare o che appare, c'è un organo che si fa sentire, un dolore, oppure un senso di benessere che comincia ad emergere. Ecco, a noi ci serve di ascoltare questo. Ogni volta come se facessimo un puntino sul punto che è attivo. E poi possiamo tornare. Ok, torniamo. Pieghiamo il ginocchio destro e giriamo il ginocchio destro cercando di avere il collo del piede destro poggiato per terra, e con la mano destra mi poggio la mano sulla coscia e la mano sinistra sulla mano destra, e con le due mani voglio fare scivolare il quadricipite verso l'interno. Le ginocchia però sono unite, quindi il bacino è chiuso, ok? E spingo, uno, e spingo, due, come se volessi strizzare la pasta della pizza, forza, che quando cuciniamo ci mettiamo un sacco di energia, tac, e strizzo giù, 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 e poi mi poggio sulla mano sinistra e delicatamente apro e vengo giù. Ok, cambio gamba, gamba sinistra, giungo le ginocchia e strizzo giù, mano sinistra sotto la mano destra, spingo e spingo e spingo e spingo e spingo e spingo e spingo, ancora poco e poco, mi poggio sulla mano destra, morbida, mi rilasso, tiro il ginocchio e apro, e apro la gamba destra, piego la gamba sinistra e con le due mani, mano destra accanto al ginocchio sinistro, mano sinistra accanto, poggio il piede destro per terra e tiro e allungo, come se stessi spazzolando il pavimento, tiro e spingo, e tiro e spingo. E vedete che questo movimento agisce sulla vostra colonna fino alla testa, che si inclina da una spalla e verso l'altra. E se lasciate fare al movimento succede da solo questo fatto. Poi possiamo andare un po' più lontano, tirare fino a ingaggiare i muscoli laterali e poi allungarli e stringere gli altri due. E quindi di lato, e a seconda della quantità di forza che mettete state lavorando anche i muscoli esterni e laterali. Tic e tac, e tic e tac, una catena, tic e tac. E poi torno nel centro e cambio piede. Quindi il piede sinistro si poggia per terra, le mani vengono accanto al ginocchio destro e tiro allungando il lato destro, ok? E poi accorcio il lato destro. Focalizzatevi su una parte, ok? Così almeno lavorate una parte, se non riuscite proprio a connettere tutto. Lavoro la trasmissione fino alla testa, fino a tutto nella colonna, hop, le virgole della schiena, oppure lavoro l'esterno che si allunga e che si accorcia come un accordeon. Tic tac, tic tac, tic tac, e torno nel centro. Apro le due gambe, mi sistemo un po' gli ischi, salgo e salgo, ok? Poi le mani, palmo delle mani sotto e sotto, ok? E mi allungo un poco nei piedi, come se volessi usare le gambe come se fossero un dentifricio, la patte pour la velédon, ok? Vous devez presser la cuisse vers le sol pour faire sortir la patte des pieds, ok? Tac, tac. Quindi presso, presso, presso e poi lascio, lascio, lascio. E sento che qualcosa ha preso più distanza qua sotto, ok? Ora mantenete i piedi in paralleli così, in flex, e camminiamo però muovendo il pube in avanti, ok? Come se volessimo fare baciare l'osso pubico
sul davanti e poi indietreggio come se volessimo poggiare il coccige dietro e quindi agisco soltanto sul bacino, ok? Avanti, fermando le cosce e dietro e avanti e dietro, forza un po' più avanti e dietro e avanti e dietro e avanti e dietro e mi torno nel centro, inspiro allungo e questa volta lascio muoversi i piedi, apro chiudo, apro chiudo, apro chiudo e fermo, mano sinistra sul piede sinistro, apro le due spalle, la mano destra sull'orecchio, il gomito verso l'alto ed inspiro qua sotto nella cassa toracica a destra, tutti i muscolozzi intorno alle costole si aprono e torno e poggio la mano destra e la mano sull'orecchio e non vi preoccupate se la mano è sulla tibia, ok? E apro il gomito verso l'alto e lascio respirare i muscoli intercostali e il polmone sinistro, gli do tutta la sua larghezza. Ed inspiro e torno. Ok, poggio le mani dietro, chiudo le gambe, incrocio le gambe, vengo con le mani accanto alle orecchie. Prima di mettere le mani sulle orecchie, giusto? Provate a chiudere la bocca o prima fatelo così. Usate questo momento in cui la gola ciata e la lena. Ok, poi chiudete la bocca e provate a creare questo suono. Ok, vous essayez de créer ce son qui est le son comme un chat qui ronronne. Mettiamo le mani sulle orecchie comme si c'était des coquillages pour écouter la mer qui est à l'intérieur de vous et qui est donc ce mouvement de flux et reflux de l'eau. Et inspiro. E quindi avete sentito questo rumore, ora cercate di farlo tutto il tempo, allunghiamo le gambe, inspiro, mettiamo le mani sotto ai glutei ed espiro, attivo i piedi, ok? Allargo le dita dei piedi, inspiro, espiro, lascio, sento che qualcosa si è rilassato subito, succede, piego poco poco le ginocchia e sento che il pube viene un poco poco in avanti, e vengo davanti, non me ne voglio crollare giù, voglio puntare le mani o puntare le mani, ognuno, i ragazzi che fanno già yoga possono mettere anche indice medio sull'alluce dei piedi, usare l'alluce come se mi attaccassi ad un paletto e quindi tiro, ma nello stesso tempo quello che tiro è lo sterno che sale in avanti e il mento che scende. Et chaque inspire et chaque expire, j'absorbe le périnée, le nombril et je ouvre la cage thoracique. Ogni inspiro ed ogni espiro allungo la cassa toracica. Non vi preoccupate, anche se state qui con le mani non succede niente, l'importante è che cerco di allungare dal perineo l'ombelico e lo sterno in diagonale verso l'alto, il mento verso lo sterno, il sorriso sulle labbra. Ed inspiro ed espiro su quattro tempi con Ujjayi, cioè con il suono. Inspiro ed espiro. Inspiro, guardo su tra gli occhi con un sorriso sulle labbra. Espiro lì. Inspiro, torno e mi metto con le mani a 30 cm dietro di me, piego le ginocchia e spingo sui piedi e guardo l'ombelico, per l'80% di voi guardo l'ombelico, gli altri possono rilassare la testa e guardo il naso e resto uno,
giusto due, ultimo tre, e nell'espiro torno e resto. Incrociamo le gambe, mani accanto al sedere, sul bordo esterno dei piedi, mi alzo spingendo nelle mani e guardo sotto al culetto e scendo. Ok, bravissimi. Inspiro, piego la gamba destra, mano destra nella mano, mano sinistra sul ginocchio. Questo piede non si vuole smollazzare, ma vuole essere bello attivo, ok? E sollevo la cassa toracica. Per i più audaci posso mettere il piede nel gomito, ma sempre voglio risparmiare la mia caviglia di uno stiramento, e quindi spingo il piede nel gomito e metto le mani così. Come se avessi un piccolo bambino, apro e chiudo, poco poco lo posso fare anche così, tic, tic, ok? Quindi si sta allungando tutto qui. Ora dolcemente libero il ginocchio, come abbiamo fatto prima, portiamo il tallone verso l'ovaio sinistro, ok? E il braccio destro apre, vola dietro e vengo a prendere con il braccio destro il piede destro. Se non riesco a prendere il piede, non me ne importa, mi prendo il pantalone, ok? Inspiro, braccio sinistro, prendo l'esterno del piede sinistro ed inspirando allungo la cassa toracica ed espiro in avanti. E lì inspiro assorbendo l'ombelico, espirando la spalla destra scende il polmone destro per equalizzare le spalle. E ogni volta ricordatevi la conchiglia, ricordatevi il rumore dell'acqua. Cercate di compiere, piuttosto che gli esercizi, cercate di compiere dei segmenti di inspiro uguali all'espiro. Dedicatevi alla vostra respirazione. E inspiro, guardo su. Espiro, rilasso e sciolgo. E piano piano, piano piano, nessuno ci corre dietro, lascio il piede, allungo, cool, e prendo l'altro, mano, inizio così. Inizio a sentire che il palmo del piede spinge verso la mano e questo mi permette di avere un punto di contatto per alzare il corpo, ok? Ed inspiro, e questo piede flex, ma sur mon genou. Che si je coupe le pied, mon genou sort. Quindi attivate il piede flex. Poi posso metterlo nel gomito, ok? È un po' più lontano per tante persone, quindi non importa se rimango così, ok? Flex du pied, apro e chiudo. Apro e chiudo. La vostra coscia pesa, infatti il braccio sta bello tutto tosto tosto. Quindi, come vedete, ok, ora lascio, ok, per ammorbidire l'articolazione del ginocchio, torno, porto il tallone più su che posso senza sciaccarmi e chiudo un po' con le ginocchia l'uno verso l'altro. Voglio evitare di avere il ginocchio sguallariato così, voglio chiudere il mio bacino, ok? Braccio sinistro apro, vengo dietro, mi prendo la mano e me la allungo verso il piede. Quindi il ginocchio dolcemente va avanti, se no mi prendo il pantalone. Inspiro e all'espiro prendo il bordo esterno del piede destro. E lì la spalla a sinistra se ne va un po' di lì. Quindi piano piano inspiro ed espirando rilasso piano piano le costole sotto la spalla, ok? Sono cose che scivolano. Tessuti che si rilassano se io gli parlo con dolcezza. E la dolcezza massima che noi abbiamo è il respiro. Essere capaci di sentire il proprio respiro. Poi diventare capaci di sentire il proprio battito. Questo è l'ascolto profondo. E quindi un'asana, cioè una postura, è come quei circuiti di macchinine, ok? Noi siamo un circuito di macchinine e la macchinina sta ruotando nel circuito.
rossetto. Inspiro ed espiro. Ed inspiro, guardo su tra gli occhi. Ed espiro con un gran sorriso. E sciolgo piano piano, sciolgo piano piano e allungo piano piano. Ok, incrociamo le gambe, mani sotto al culo, guardo se ho fatto l'uovo e poggio, nada, e allungo. Piego ginocchio destro, di nuovo, mano sinistra per tante persone che conosco, tra cui la mia mamma. Poggio la mano sinistra per puntellarmi, così invece che crollare di lato non cado. Piano piano e dolcemente, un giorno succederà. E l'altra mano la metto dall'altra parte. O se no, per i più, sicuramente i più flessibili, possiamo mettere le mani o possiamo andare oltre e prendere il polso della mano sinistra ed inspirando allungo, ok? Quindi io propongo a tutti quanti di stare qua, perché non l'abbiamo ancora mai fatto, e quindi piano piano. Quindi mi metto qui, le ginocchia sono chiuse, ed inspirando cerco di alzare la cassa toracica. Piuttosto che chiudermi, voglio aprire il petto, voglio aprire e mandare le spalle dietro. Inspiro, quindi assorbo l'ombelico, ma gonfio la cassa toracica e rilasso, rilasso dentro le anche. E il piede sinistro è attivo in flex. Prossimo inspiro, sale su tra gli occhi ed espiro lì. Ed inspiro, torno, sciolgo, mi poggio, hop, e lascio. E ammollo un po' il ginocchio. Cambio gamba, gamba sinistra. Inspiro ed espiro. Inspiro, l'ombelico va dietro. Alzo la cassa toracica ed espiro. Attivo il piede destro, inspiro ed espiro. Ed inspiro, attraverso con questo ascensore di luce tutto il corpo fino agli occhi, inspiro, guardo su tra gli occhi e con un sorriso sulle labbra espiro. E torno, sciolgo, lascio, incrocio le gambe, mani accanto ai glutei e sospendo dal perineo, guardo sotto e lascio e allungo. Ok, gamba destra, piego il ginocchio destro, il piede destro non è smollazzato ma è sempre come se fosse così, lo mettete così, quindi è attivo per proteggere il ginocchio. E poi la gamba sinistra è davanti, ok? Inspiro, ora c'è una piccola torsione, il seno, lo sterno nel centro va verso la tibia sinistra, quindi mi ruoto leggermente e vengo davanti, anche qui puntello per respingere il petto in fuori. Poi posso prendere i bordi esterni o posso andare oltre il piede, ma possiamo cominciare qua. Il piede di destra è attivo e il resto uno. E sento che il polmone destro si affloscia e scende, ok? Qua dietro scende, si abbandona. A ogni inspiro salgo il perineo, assorbo l'ombelico e faccio salire l'aria come una bolla dalla cage thoracique. E dedico, e je dédie un petit moment au cœur pour exprimer le dernier mouvement de l'inspire. Espiro ed inspiro, guardo su tra gli occhi e con un sorriso espiro e torno e allungo la gamba destra, piego la gamba sinistra, sempre il piede sinistro attivo, inspiro ed espiro. Ah. Ricordatevi come un cursore del volume che sale, sale, sale ed espirando assorbo l'ombelico per fare scendere dentro quella linea, come le geishe, dentro, come i samurai, dentro una linea centrale, lavorate il centro, inspiro
Abbandono la tensione nelle mascelle, nel polmone sinistro, espiro. Ascolto il suono. Espiro. E il prossimo inspiro è un ascensore che passa su tutti i chakra, illumina ogni piano. E guardo su tra gli occhi. Espiro lì e torno ed incrocio le gambe, guardo sotto l'ombelico, sotto al sedere, sollevo il culetto e scendo e allungo le gambe. Saltiamo B e C, piego ginocchio destro, lascio una mano tra il piede destro e il ginocchio sinistro, mi poggio di lato, entro con la spalla destra dentro, ok? Dentro al ginocchio, mi vengo a prendere il piede sinistro. Questo per dire al corpo che iniziamo ad andare in questa direzione per poi attorcigliarci intorno. Il ginocchio destro, invece di aprirsi, il piede destro spinge per terra e si chiude verso la spalla. E quindi qua sotto, lo so che se abbiamo un poco di materia in più effettivamente è un po' complicato, ma è proprio quello il senso di strizzare, di compattare questa zona, ok? E passo, poi ruoto intorno e mi vengo a prendere con la mano sinistra ruotando la mano destra, ok? Posso indietreggiare un po' quel piede destro e spingerlo per terra per avanzare la spalla sinistra verso il piede sinistro. E lo sguardo è sull'alluce del piede sinistro. Ed inspiro, non me ne crollo giù, ma allungo verso l'alto, emergo dalle anche, con il respiro, non con i muscoli, non con la forza, ma uso l'onda come un surfer che salta sull'onda e si fa un bel percorso. Quindi appena arriva l'inspiro, salta sull'onda, ed espiro, mi faccio il reflusso. Ed inspiro, arriva l'onda perineo, ombelico, sterno, fino su tra gli occhi, guardo su con un sorriso. Ed espiro. Ed inspiro, torno. Ora restiamo lì. Lasciamo questo gomito destro, mettiamolo accanto al ginocchio, la mano destra come il piede, mano sinistra accanto, e spingo la spalla nel ginocchio e mi sollevo, è per ridere, e poggio, ok? È giusto per dire che questa compattezza è quella che poi anche nel pattinaggio artistico mi permetteva di fare il carrellino, no? E lascio, ok? Gamba sinistra, mi poggio di lato, mano sinistra sul piede destro e lascio al corpo e lascio a tutta la spalla il tempo di adeguarsi a questo prossimo viaggio. E ginocchio sinistro sulla spalla destra. Ladies and gentlemen, apriamo il braccio sinistro, veniamoci a prendere il pantalone, perché ho capito che c'è un sacco di gente che dice ma io non ce la faccio. Prendete il pantalone qui, vicino alla chiappa, ok? Braccio destro, vengo dietro, mi prendo un altro pezzo di pantalone e me lo strappo ed inspiro e all'espiro avanzo. Piede sinistro è bello attivo, ok? E ogni volta voglio cercare, quando arriva l'onda, di alzare la cassa toracica piuttosto che comprimere lo stomaco e le viscere, voglio dare spazio. E respirate sicuramente fino in su, dietro le clavicole c'è la fine dei polmoni. Espiro. E l'ultima volta inspiro. Ed espiro. La prossima volta sciolgo, ma resto con il gomito sinistro attaccata al ginocchio. Poggio la mano, l'altra di lato. Vedete? Qua si alza il piede, poi spingo e sollevo tutto e poggio, ok, e lascio e posso incrociare, di nuovo sollevo e lascio e allungo. Bravissimi. Adesso pieghiamo la gamba destra,
mano sinistra all'esterno del ginocchio destro, mano destra dietro e avvicinando la zizza sinistra verso il ginocchio, quindi non me ne vado dietro ma cerco di avvicinare il petto verso il ginocchio, salgo in alto e ruoto poco poco, ok? Posso stare anche soltanto di lato, senza pensare di andare dietro, non importa. Il piede sinistro però è ingaggiato e lo sguardo è verso l'angolo destro. E resto uno. Dolcemente ogni inspiro, espiro. Due. Tre. Aprite il gomito sinistro, allungate le mani della mano sinistra, siate nobili, alzate il cuore, immaginate di avere un enorme diamante, diadema magico sul petto, perché c'è veramente. Inspiro. Prossimo inspiro. All'espiro lascio solo la testa, guardo avanti, poi lascio le spalle e lascio. Cambio gamba, mano sinistra all'esterno del ginocchio, mano destra all'esterno del ginocchio sinistro, attivo piede destro e avvicino la tetta destra verso il ginocchio, ok? Quindi voglio alzarmi, voglio allungare verso l'alto prima di tutto e poi ruoto la testa delicatamente. In questa posizione le due anche sono fronte al televisore. Se siete come me, ok? Quindi non dovete torcere il bacino. Il bacino, l'anca sinistra qua si spinge un po' avanti. Quello da cui. Che succede? Connessione disponibile, ok? Quindi dicevo che gli organi, il fegato, la milza, la vescicola biliare, insomma, sono un po' tosti a volte, quindi non si vogliono muovere in torsione. Ed espiro, rilasso la testa e sciolgo le braccia e rilasso. E incrocio le gambe, manine accanto ai glutei, salgo, hop, guardo giù e resto. E mi allungo. Adesso pieghiamo le due ginocchia, piedi per terra, lasciamo le braccia e veniamo a distendere i nostri seggiolini un poco dietro e resto uno. Le ginocchia sono chiuse. Due. Ricordatevi sempre l'eleganza nella postura, cioè diadema, spalle aperte, braccia belle tese tese, più tese sono le braccia, spingono giù, più posso alzare lo sterno, mento giù, piccolo sorriso sulle labbra, tre. Incrocio i piedi, vengo vicino e guardo sotto e poggio e di nuovo uno. Due, alzo la gamba destra e la incrocio. Uno, due, alzo la gamba destra e poggio e alzo la gamba sinistra e la incrocio. Uno, due, e ora cambio, e uno, e cambio, e due, e cambio, torno, incrocio e vengo su. E poggio, e di nuovo. Manine, mi stendo un poco di più e resto uno. Ricordatevi la conchiglia. Due, l'ascensore qua, piani alti. E tre, ed incrocio, stringi le ginocchia, alzo, guardo giù. Ancora uno. Non mi scrivete, mi scrivete, mi prendete in giro, metto giù, due, tre, incrocio, stringi le ginocchia verso le tette, alzo, e l'ultimo, forza, lascio, gamba destra, gamba sinistra, gamba destra, gamba sinistra, e incrocio, bravissimi, salgo e allungo e ora mi poggio dietro a pancia in giù
e mi metto sulle gomiti delle mani con i palmi delle mani, belli belli, e allungo il pube, ok? La fermeture éclair allungo e mi poggio sui gomiti, quindi tutta questa superficie qui è una superficie di appoggio. Mi respingo, quindi non me ne crollo, mi respingo, allungo la sensazione delle mie gambe lunghe con le dita dei piedi lunghe, 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 le cosce lunghe, 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 ed inspirando allungo l'addome e apro la cassa toracica. Quindi non rilassate la pancia, on relâche pas le ventre, on absorbe le nombril, le périnée e on ouvre la cage thoracique. On veut affiner la taille. Ed espiro, mi poggio. E ora piegate la gamba destra e venite a sospendere di 5 cm il ginocchio dal pavimento. Ok? E poggio. E gamba sinistra e sospendo di 5 cm il ginocchio dal pavimento. E poggio. E allungo le braccia, poggio la fronte per terra, giungo le gros pouces, je touche les gros pouces, j'absorbe le ventre, je tends mes genoux, tendete le ginocchia, collo del piede per terra, proprio come un tuffatore, tutto ingaggiato, le braccia lunghe, la schiena lunga, la testa per terra, il collo del piede, le ginocchia stese, l'addome assorbito ancora, collo del piede, ginocchia stese, i glutei sono molli, tranquilli, assorbo l'ombelico, apro le spalle, spingo le mani per terra, la fronte per terra e rilasso tutto. E aprite i piedi, piegate le ginocchia. Piede destro va nel ginocchio sinistro, ginocchio piede sinistro nel ginocchio destro, zicchi zicchi, come se stiamo sulla spiaggia e alla plage, contourno le jambes, clic e clac, clic e clac, e torno nel centro, sbatto un poco i piedi e allungo le gambe, braccia davanti. Forza ragazzi, tiro dietro e apro in avanti. Assorbite l'ombelico e uno, e due, e tre, e quattro, e cinque, e sei, e sette, e otto, e nove, e dieci. Volo, mi attacco ai glutei e sospendo un poco i piedi. Mezza punta dietro, guardo giù, uno, assorbo l'ombelico, due, tre, poggio le mani, i pollici delle mani sotto le tette, ruoto le spalle, attacco i gomiti alla taglia, stendo le ginocchia completamente, collo del piede che spinge per terra, testa giù e spingo, stendo le ginocchia, ok? Non me ne crollo giù. Stendo le ginocchia, sospendo un po' il culetto verso l'alto, passo sui piedi, vengo cane, testa in giù, non mi muovo e piego le ginocchia. E sento la spinta del mio corpo che cade verso le mani in questa caduta, le spalle che si aprono e in questa caduta le spalle si aprono e il pube si allontana in mezzo alle cosce, passando in mezzo alle cosce, dietro di me verso le stelle. E piede destro passa tra le mani, poggio ginocchio sinistro, mi sospendo con le mani sul ginocchio destro per allungare la parte davanti del corpo, poi mi ripoggio sulla punta delle mani, mezza punta dietro, stendo e il sedere invece di averlo verso giù lo voglio tirare verso l'alto, ok? Quindi voglio ruotare gli ischi verso l'alto, ok? Quindi qui qua in mezzo deve passare un braccio tra le costole e la coscia. Inspiro, palmo delle mani per terra, vado l'ombelico, vengo cane, testa in giù. Cambio gamba, avanzate la testa tra le spalle, poggio il ginocchio, allungo collo del piede destro e resto poco poco per allungare e strizzare un poco
lo psoas, ok, che sta qua pieno di tossine. C'è quella cosa di De Luca che dice state mangiando con me pork. Insomma, poi parlo delle mani, mezza punta dietro, stendo gli ischi, li prendo e li ruoto verso l'alto, ok? Come se aprissi i fanali. Stendo il ginocchio e poggio le mani, guardo l'ombelico, vengo cane, testa in giù. Piego le ginocchia, guardo avanti, spingo la testa, vado al bacino. Le mani accanto alle ginocchia, srotolo, vengo a quattro, con le mani sulle anche, apro i piedi e apro le ginocchia alla larghezza del mio bacino, mani sulle anche, mi chiudo la je ferme la fermeture éclair de mon gym, sospendo, mi metto una bella cinta, quindi sospendo il bustino ed inclino la testa verso l'alto e guardo il naso ed inspiro, torno. E al respiro mi siedo. Questo segmento che sta dietro di me, dal culo alla testa, lo spingo in avanti. Vengo in avanti. E dalla testa spingo al bacino. Ok, ancora ginocchia, segmento orizzontale, a pavimento, parallelo. E la testa viene giù. Mani accanto alle ginocchia, srotolo. Mani accanto alle anche, espiro. Ed inspiro, espiro. E ancora una volta, quattro zampe, dalla testa al bacino, cane testa in giù. Dal bacino alla testa, quattro zampe, dalla testa cuccia. Mani accanto alle ginocchia, srotolo, apri le ginocchia, apri i piedi, inspiro, espiro sul naso. Ed inspiro, espiro. Vengo a quattro zampe, mezza punta, vengo cane testa in giù. E ora? Piano piano cammino con i piedi, ma guardo tra le mani, al di là delle mani faccio uscire la testa, faccio uscire la testa, metto le mani sulle tibie, inspiro e all'espiro poggio le mani per terra e cammino verso sinistra. Rilassate la testa, non muovete il culetto e poi cammino verso destra, il sedere non si muove, è solo la schiena che curva. E poi torno nel centro ed inspiro, mani sulle tibie ed espiro, scendo e mi vengo a sedere su una sedia immaginaria, ok? E spingo, vengo su e con le dita delle mani reach up, spingi le cosce verso le cosce di dietro come una sottiletta, l'addome verso la schiena verso l'addome, tutto che si schiaccia. Salgo su, salgo su, salgo su, salgo su, salgo su, 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 poggi i talloni, resta su, 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 chiudi un poco poco le dita dei piedi verso l'interno, estendi le ginocchia su, 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 ed ora chiudiamo gli occhi e in 20 secondi, lentissimi, apriamo le braccia volando nel cosmo, inspirando dal pavimento tutta la polvere magica che va verso il cielo. Apriamo piano piano le braccia tese. Uno. Le dita si allungano per raggiungere le stelle. Due. E sento la mia cassa toracica che si amplifica, amplia. Sento che tutto il corpo tende verso il cielo e le gambe stese si ingaggiano e ingaggiano le radici nel pavimento. 5. Lentamente. 6. Stringete la cinta. Accorciate le bretelle. 7. Mettetevi le calzamaglie stringenti. 8. Alzate il push up del sits e dei glutei. 9. Gli angoli delle labbra. 10. Le unghie lunghe lunghe. 11. 12.
lo sguardo tra gli occhi chiuso che penetra l'universo e l'incognita. 15. I polmoni che si amplificano finalmente liberati dal peso della carcassa. 16. La cassa toracica che si amplia. 17. Ujjayi, la conchiglia. Aprite il palmo delle mani e il palmo dei piedi all'energia che riceve. Sentite che tutta la superficie del vostro corpo è chiamata ad una dignità altra, che siamo tutti erti qui nelle nostre case ad essere quelle antenne di pace, di vittoria, di forza e di fede. E qualora anche ci dovessero togliere internet dalle 5 alle 6 e un quarto, noi siamo qui, ognuno nel proprio tappetino, a alzare la battaglia, a alzare la bandiera, a alzarci la terra. E ricordiamocela sempre questa bandiera nelle nostre vite, perché questo momento ci sta regalando qualcosa di prezioso, ci sta regalando la sensazione di questo corpo che non ha più età. Ascoltate le cellule del vostro corpo, restate fermi. Ascoltate come il vostro respiro si infrange sulle rocce. E penetra dentro di voi. Sentite come siete stabili, centrati, pronti, felici. Piantati in mezzo all'universo come delle torri preziose adornate di gemme meravigliose e petali di tutti i fiori del mondo cadono intorno a voi. Viaggiate, godete di questo corpo vibrante. Prossima volta veniamo a giungere le mani davanti al cuore, giungiamo i piedi ed espiriamo. Adesso vi vorrei chiedere di prendere una copertina, mi metto i calzini, vi mettete una cosa e vi stendete in Shavasana. Ed eccoci qua. Adesso distendetevi tranquillamente, lasciate il palmo delle mani e il palmo dei piedi abbandonarsi al pavimento. E rilassate, cominciate a rilassare completamente, ad abbandonare completamente ogni dito del piede destro, il pollice, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto. Tutte le dita del piede destro si abbandonano e poi lo spazio tra le dita e poi il palmo del piede, il tallone, la caviglia, si abbandona completamente il piede, completamente abbandonato. Abbandonate il polpaccio della gamba destra,
il ginocchio è dentro al ginocchio, tutta l'articolazione si rilassa, si abbandona completamente. E poi la coscia, il gluteo destro, e dentro l'anca, il femore, il cotile si lasciano e si abbandonano, e la gamba si scioglie completamente al pavimento. E poi gli organi del lato destro, il fegato, la cistifellea, parte dello stomaco, tutto l'ovaio destro, tutto si abbandona verso la schiena. E poi il polmone destro. Ah, com'è morbido il polmone destro, finalmente. E poi la clavicola, e poi la spalla, l'omero, il gomito, l'avambraccio, il polso. Il palmo della mano destra si poggia sul dorso della mano, e ogni dito della mano, il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto dito, completamente abbandonati. E tutto il lato destro, dalla punta dei piedi alla punta delle mani, si abbandona, si imprime nel pavimento, come per lasciargli un'impronta, completamente sciolto. E percepisco questo diluirsi. Poi tutte le dita del piede sinistro, il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il palmo del piede, il tallone e il polpaccio. Poi il ginocchio e sulla coscia, il dietro della coscia, il gluteo, il basso gluteo, il femore, dentro l'anca, completamente abbandonato, si abbandona tutto il bacino, il coccige, il pube, tutti gli organi riproduttori, tutta la gamba sinistra si rilascia completamente, si scioglie, si ammorbidisce. E poi salgo, l'intestino, gli organi a sinistra, la milza, il polmone e il cuore nel centro. Abbandono completamente il cuore, e poi la clavicola sinistra, la spalla, il gomito, dal gomito al polso, dal polso ad ogni dito delle mani, come dei raggi, come un fiore che si apre, le dita delle mani si abbandonano e tra le mani sbocciano i boccioli. E tutto il lato sinistro è completamente abbandonato, sta scivolando via. Si sta sciogliendo, il corpo si sta aprendo completamente, e la terra lo riceve e lo sostiene. E poi due pietre che cadono in un lago, gli occhi che cadono nelle orbite, fino a dietro, in quel liquido che contiene il cervello è dentro quel liquido puro, e come una spugna si sta allargando. Sta respirando, il nostro cervelletto dietro nel liquido galleggia come una pietra pomice fatta di mille forellini, e tutto prende spazio. E poi il cuore calmo nel centro, e l'ombelico flotta sopra il mare degli intestini come una boa legata ad un filo in fondo all'oceano, lì dove il mare è sempre calmo. E la pelle del volto scivola verso le orecchie, e i cerchi intorno alle labbra, intorno agli occhi, ed ogni ruga del volto riprende vita, si ripolpa, si allarga, ed ogni cellula del cuoio capelluto, ogni radice, ogni capello viaggia nello spazio come delle radici cosmiche, e prende energia. E la lingua flotta nel palazzo del gusto, tra i denti morbidi, tra il palato morbido e le mascelle abbandonate.
e tutto il corpo è completamente abbandonato, completamente disteso, come una zattera abbandonato sull'acqua, flotta. E da questo corpo emerge qualcosa di voi che può oltrepassare il corpo, uscire da questa casa, da questa stanza e viaggiare fuori, fuori dallo spazio e fuori dal tempo, per un attimo volare come volano gli uccelli. E se essi potessero volare nel passato o volare nel futuro, questo uccello dove va? Va ad abbracciare qualcuno, va a guardare le cose dall'alto, va a prendere aria, forza, ampiezza, viaggia, libero, completamente libero. E poi, da questo momento di calore preso, da questo senso di appartenenza alla Terra, poi all'universo e poi a tutti i pianeti, a tutto il mondo e a tutto il cosmo tutto intero, questo uccello ritorna sulla Terra, viaggia, con la primavera giunge lì dove siete, nella vostra città, la osserva e la benedice dall'alto, e con il suo volo e con le sue ali dispiegate protegge tutti, con un grande sorriso, a terra nella stanza in cui siete, vi guarda, vi osserva e vi ama, perché è tornato al suo nido, e poi decide di tuffarsi dentro di voi, e di scendere nel corpo fino alla punta dei piedi, fondersi e diventare umano. E questi due corpi si fondono, l'anima e il corpo si giungono ed emerge una luce che è il movimento, fino alla punta dei piedi, fino alla punta delle mani, nella lingua che passa sulle labbra. Iniziate a percepire il vostro corpo che riprende una forma di tridimensionale e più rotonda, e poi rotolate sul lato destro, come risvegliandovi da un sogno. Restate un attimo ad ascoltare, ad espirare, ad accogliervi come se ci fosse una mamma vicino a voi che vi fa una carezza e vi rassicura e vi dà forza e vi risveglia al mattino. Spingete sulla mano sinistra, poi sulla mano destra, e piano piano, come senza voler muovere questo ricordo, questo sogno, venite a incrociare le gambe, venitevi a sedere. Visualizzate il vostro corpo come una clessidra, la parte superiore fino allo stomaco, che è la parte in cui si stringe, e poi tutta la parte inferiore, ok? Liberate lo stomaco, cadono giù, creando dei picchi, come se giù ci fosse l'acqua, di piccoli cerchietti. Il palmo delle mani scivola davanti alle ginocchia, si rivolge verso il davanti, l'indice e il pollice si giungono, lasciate il mento scendere verso lo sterno e gli occhi socchiusi concentrarsi nel centro tra gli occhi, in quello spazio che sonda l'intuizione, la saggezza, la chiaroveggenza. Ritorniamo a questo potere, il potere che da dentro al cervello si attiva con la ghiandola pineale ed emerge tra gli occhi,
sotto forma di intuizione, sesto senso, illuminazione. E con un sorriso sulle labbra accogliete questo luogo, questo potere dentro di voi. Il sorriso che apre lo spazio tra le sopracciglia, apre il potere del cuore, apre e dilata il potere del ventre. E tutto questo si siede per sempre, come se potessimo stare seduti qui per sempre. Accogliete i rumori come una stanza vuota, come se voi foste una stanza vuota. E potrebbe insorgere il rumore di un bambino, il rumore della cucina, qualcuno che urla fuori al palazzo. Restate lì come una stanza vuota che tutto accoglie. Come il mare che non rifiuta i fiumi, accogliete tutto ciò che arriva con la grande saggezza di questa seduta interiore, l'assisa. Leggermente spostate la testa un poco più indietro e liberate anche la volta immaginaria sopra di voi e riconnettete all'antenna che vi unisce a una stella, a degli spiriti guida, agli Shoten Zenji. Antenne di luce, d'amore e di pace. Questa è la promessa che ci dobbiamo fare oggi, da oggi per il futuro. Scriviamo su un foglio di carta. Ho imparato questo. Oggi ho imparato a cucinare. Oggi ho capito cosa vuol dire dormire, cosa vuol dire sparecchiare. Quelle solite cose che prima facevamo ma non ce ne fregava niente, oggi sono tutte quelle cose che ci tengono in vita, lo spazio tra le cose. E veniamo a giungere le mani davanti al cuore, le mani sulla fronte, sulla bocca e sul cuore. Toda. Namaste.